Buongiorno, sono il dottor Giampaolo Tassi, italiano, specialista in neurochirurgia. Sono neurochirurgo da circa 32 anni, ho lavorato 15 anni in un dipartimento di neurochirurgia pubblico in Italia, a Teramo, e poi ho avuto un'esperienza di un anno e mezzo a New York, alla Columbia University, presso il Laser Spine Center diretto dal professor Daniel Choi, inventore della PLDD. Si tratta di una tecnica mini-invasiva con il laser per le ernie del disco. Voi sapete che le ernie del disco sono tra le patologie più diffuse della colonna vertebrale. Ho introdotto la PLDD dagli Stati Uniti per primo in Italia nel dicembre 2002, per secondo in Europa, dopo il dottor Ellinger di Monaco, e da allora ho trattato circa 4.500 pazienti con questa tecnica. Non tutte le ernie del disco possono essere trattate con questa metodica. I vantaggi sono diversi quando è possibile applicarla, e in particolare si utilizza un ago molto sottile, anestesia locale, quindi il paziente è sveglio, ha una leggera sedazione, ma il paziente è sveglio, non ci sono incisioni cutanee né muscolari né dell'osso, si entra guidati da una macchina radiologica che si chiama amplificatore di brillanza con un ago molto sottile all'interno del disco, fino a raggiungere il centro del disco stesso, che si chiama nucleo polposo. Una volta raggiunto il centro del disco, il nucleo polposo, con questo ago molto sottile, si inserisce all'interno dell'ago una fibra ottica laser e si danno degli impulsi laser che vanno individualizzati da paziente a paziente. Questi impulsi laser in sostanza sono impulsi di calore che vaporizzano una piccolissima quantità di nucleo polposo, quindi della parte centrale del disco, e questo determina una decompressione del nervo, perché l'ernia, come sapete bene, è una escrescenza del disco che comprime il nervo. Tramite la vaporizzazione di quella piccola quantità di nucleo polposo, questa ernia viene in sostanza sgonfiata. Non c'è una scomparsa dell'ernia, ma c'è una sua minor pressione che esercita sulla struttura nervosa. La ripresa la ripresa del lavoro è più veloce rispetto all'intervento tradizionale, ovviamente dipende dal tipo di lavoro che si fa, e anche il ricovero è più breve. I risultati positivi sono nell'85-87% dei casi, quindi piuttosto alti. Voi sapete che nelle ernie del disco non esiste un intervento, una terapia che abbia il 100% dei risultati positivi, come in quasi tutte le patologie del corpo umano. Nel 13-15% dei casi non ci sono risultati. Prima di dare un giudizio bisogna aspettare almeno 6 settimane, ci possono essere alti e bassi e dolori in quel periodo, ma dopo 6 settimane circa si può dare un giudizio. Se si è avuto un buon risultato, e ripeto, questo avviene nell'85-87% dei casi, oppure no. Le recidive si verificano nel 4-5% dei casi, e un altro vantaggio è il bassissimo tasso di complicanze. Mentre nella chirurgia tradizionale le complicanze sono circa il 2% e comprendono sia infezioni, le cosiddette disciti, sia recidive, sia aderenze, nella PLDD l'unica complicanza, nei 4.500 casi che io ho fatto in questi 20 anni circa, sono le disciti, le infezioni. Io ho avuto 4 casi su 4.500 casi. Nonostante si faccia una terapia antibiotica di prevenzione, ovviamente. Il ricovero è di massimo 24 ore, il ritorno al lavoro varia da una settimana a un mese, a seconda della tipologia del lavoro. Chiaramente chi non ha risultati con questa tecnica può sempre accedere all'intervento chirurgico tradizionale. Mentre a volte non è vero il contrario, cioè a volte io vedo pazienti operati per ernia del disco che hanno problemi, non sempre possono essere operati con questa tecnica qui. Si fa in sala operatoria perché ci deve essere sterilità. Direi che è una tecnica che ha molti vantaggi, certamente non è la bacchetta magica in tutti i casi, ma non lo è nemmeno l'intervento tradizionale.
Quindi è un'arma che viene usata nel caso in cui il paziente non ha risultati dopo sei settimane di terapie conservative come farmaci, fisioterapie, osteopatia, terapia antalgica fatta dagli anestesisti. In questi pazienti che dopo sei settimane con terapie di primo livello non hanno risultati, un'arma a disposizione molto importante prima di arrivare all'intervento chirurgico tradizionale può essere questa decompressione laser, denominata PLDD, percutaneous laser disc decompression. Grazie.